Ciao a tutti, benvenuti alla prima lezione del corso di istituzioni di ingegneria aerospaziale. Ah, come prima lezione volevo fare una cosa un po' introduttiva, volevo parlarvi un po' in generale del corso. Allora, già mettiamo in chiaro che questo corso non entra quasi nel dettaglio di niente, cioè è un corso generale, introduttivo appunto a una materia che è molto grande, che è lo studio degli aeromobili. E quindi, cioè, si affrontano solamente i concetti base. Ovviamente questo è un corso che fa parte del percorso di studi di ingegneria aerospaziale. Ho visto che video, cioè, se ne trovano, però non sono veri e propri corsi. La cosa che ho trovato che più si avvicina è il corso di aeronautica civile di Oneira, che è fatto abbastanza bene, quindi potete anche seguire quello. Però volevo dare un'impronta un po' più sistematica e molto più vicina a quello che è un corso universitario, proponendovi questo corso di istituzioni di ingegneria aerospaziale. Ma prima di tutto partiamo col dire che l'ingegnere è quella persona che davanti a un progetto con pochi numeri e dati capisce se il progetto è fattibile o no. Cos'è il progetto? Allora, praticamente lo sviluppo del progetto si divide in varie fasi. La prima fase è definire la problematica, quindi capire qual è il problema, perché si presenta questo problema e come risolverlo. Siamo già entrati nel come risolverlo con la seconda fase, che è la pianificazione del modello. Quindi si progetta una metodologia o uno strumento, in questo caso stiamo parlando di aerei, quindi un aereo, per superare la problematica. Per esempio, può essere il trasporto di persone su lunghe distanze. Quindi il trasporto magari via terra non è comodo perché c'è il mare in mezzo, il trasporto via nave non è comodo perché è troppo lento e quindi si pensa a un aereo. Come terza fase si testa il sistema e come quarta fase si ha il redesign e la riprogettazione, quindi se è andato bene il test si può fare qualche piccola modifica, se invece il test è andato male bisognerà rivedere un po' le cose più importanti, magari anche stravolgere il modello iniziale. Chi ha successo in ingegneria è chi porta innovazioni, quindi chi propone qualcosa di nuovo e quindi è creativo, però comunque restando dentro i principi di fattibilità. Quindi la fantasia va bene, ma coniugata alla conoscenza tecnica. Quindi se io prendo un aereo e ci metto 16 ali, non è che funziona meglio di uno con due perché sono creativo. Portiamo un esempio un po' più concreto, che è la progettazione di un razzo. Il razzo cosa deve fare? Deve superare la gravità per uscire dall'atmosfera e portare un carico pagante fuori dall'atmosfera terrestre, quindi o in orbita oppure nello spazio profondo. E secondo punto, il propellente deve sostenere il peso totale. Il peso totale cos'è? È il carico pagante più il peso della struttura, cioè dell'aereo vero e proprio, più il peso del propellente, quindi del carburante. Il carico pagante, vediamo tra poco nel dettaglio cos'è, cosa fa, come influisce. Per quanto riguarda un razzo, la maggior parte del peso è data dal propellente stesso. Allora, il propellente deve riuscire a sollevare sia la struttura sia il carico pagante, ma anche se stesso. Poi col tempo la massa del carburante diminuisce perché viene utilizzata, quindi si avrà sempre meno carburante ma anche meno massa da spingere. E quindi è tutto un circolo vizioso, un serpente che si morde la coda e quindi bisogna procedere per approssimazioni. Non si può fare un calcolo esatto, ma si può andare solo per tentativi e migliorare via via che si fa esperienza. Nell'esempio che abbiamo appena portato, cioè la progettazione di un razzo, siamo in un sistema ad anello chiuso, che è il rapporto spinta-peso. La progettazione è una sequenza di processi basata su modelli. Purtroppo, evitare gli errori è impossibile, però bisogna cercare di ridurre il rischio di fallimenti, magari anche di catastrofi, ecco, quindi utilizzando anche il buon senso. Ragazzi, in questo corso noi studieremo gli aerei, per gradi, per scalini, quindi partiremo dal modello del punto materiale, cioè approssimiamo tutto l'aereo come se fosse in un unico punto. E questo ci consente di predire le traiettorie e le prestazioni. Dopodiché, consideriamo l'oggetto in 3D ma rigido, quindi può sì ruotare, però non può piegarsi, non può flettersi, e infine si passa a strutture deformabili. Allora, entriamo un po' nella materia vera e propria, quindi dalle basi proprio, che sono le leggi di Newton, che servono in tutti i campi della fisica, ovviamente. Istituzioni di ingegneria aerospaziale non fa eccezione. Quindi, la prima legge di Newton è la legge dell'equilibrio che riguarda statica e cinematica.
ogni oggetto soggetto a una forza esterna uguale a zero è fermo o è in moto rettilineo uniforme. Quindi noi abbiamo che la risultante su I delle forze è uguale a zero. Quindi il limite di delta T che tende a zero di delta V su delta T è uguale a dV su dT, che è uguale all'accelerazione, che abbiamo detto essere uguale a zero. Questa, ragazzi, è l'accelerazione istantanea, perché è in un lasso di tempo molto breve, vedete che tende a zero, quindi dT. Queste cose sono, diciamo che dovreste avere già delle basi di fisica, comunque nel caso non fosse così non è un grave problema. Infatti, per quanto mi riguarda, ho avuto il corso di istituzioni al primo anno, mentre fisica, sì, sempre al primo anno, però al secondo semestre, mentre istituzioni al primo semestre. Non è vincolante la cosa, cioè non intestarditevi sui concetti fisici, perché non sono fondamentali. Poi abbiamo la seconda legge di Newton, che è la legge fondamentale della dinamica: la somma delle forze è proporzionale all'accelerazione. Quindi in questo caso la sommatoria su I delle forze è uguale alla massa per l'accelerazione, che è uguale a forza totale. La forza totale è uguale alla massa per il limite di delta T che tende a zero di delta V su delta T, e quindi massa per dV su dT, che in questo caso sarà diversa da zero. Anche qua, ragazzi, dovrei mettere il simbolo di vettore, però cioè sono proprio le basi della fisica, cioè proprio fisica da livello di scuole superiori, dove i vettori andrebbero messi, però non è che... Infine, la terza legge di Newton, la legge di azione e reazione: a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Cos'è l'aeromobile? È una macchina capace di sostenersi nell'atmosfera con lo scopo di trasportare un carico pagante. Il carico pagante o cliente pagante è necessario per ricoprire i costi e ottenere un guadagno. Il carico pagante può essere, allora, per gli aerei di linea sono i passeggeri, quindi sono coloro che vogliono spostarsi da una parte all'altra, e quindi carico pagante, perché loro sono sull'aereo, sono un carico e pagano perché hanno pagato il biglietto per viaggiare. Abbiamo gli aerei militari, dove il carico pagante sono gli enti governativi e di ricerca. Loro non è che sono un carico nel vero senso della parola, nel senso non è che c'è un ricercatore che si mette sull'aereo, cioè potrebbe anche essere così, ma il ricercatore non è che paga per sé l'utilizzo dell'aereo, lo paga per la strumentazione, i sensori, eccetera. Per gli aerei di trasporto pacchi, il carico pagante sono i pacchi, a pagare ovviamente non sono i pacchi, il pacco non ha volontà propria, non può pagare, è chi vuole spedire il pacco. E infine, per gli alianti, il carico pagante è il pilota che si diverte, infatti per gli alianti sono velivoli da aviazione sportiva, quindi non è che vengono utilizzati per altri scopi, a parte che per divertire chi li pilota. Certo, è un mercato un po' di nicchia, però esiste anche questo. L'elicottero, a differenza degli aerei, è un aeromobile, sì, però vola a punto fisso. Altri aeromobili sono le mongolfiere, i droni, i microveicoli, i razzi. In questo corso ci concentriamo sugli aerei, però sappiate che i principi che studiamo non si applicano solo agli aerei, ma a tutte le altre forme di sostentazione esistenti, ovviamente con qualche accorgimento specifico. Studiare gli aerei significa studiare quattro cose. Per prima cosa l'ambiente operativo, che è anche la prima cosa che faremo nella prossima lezione, studieremo l'ambiente operativo, cioè dove opera l'aereo, cioè l'atmosfera. Poi dobbiamo studiare il peso e quindi anche la portanza, che è la forza che consente di bilanciare il peso. Portanza che nel nostro caso sarà aerodinamica, perché gli aerei si muovono nell'aria, non stanno fermi, mentre può essere portanza statica nel caso dei palloni aerostatici, tipo le mongolfiere, ecco. Poi dobbiamo equilibrare anche la resistenza con la trazione, questo è il terzo punto, e infine, quarto punto, studieremo le prestazioni. La meccanica del volo si divide in due parti principalmente, che sono l'aerodinamica, cioè portanza e resistenza, e la propulsione, che è la trazione.
Poi vedremo meglio cosa significano queste parole, portanza, resistenza, trazione. Adesso ve le accenno un attimo, giusto per farvi capire. La portanza è quella forza che si oppone al peso, quindi che spinge verso l'alto. La resistenza è quella forza che si oppone al moto, quindi spingerà, cioè tirerà indietro l'aereo dalla coda. Mentre la trazione sarà quella forza che permetterà all'aereo di andare avanti, quindi è come se lo tirasse dal muso. La forza peso è applicata al baricentro, la portanza nel punto di pressione. La resistenza in un altro punto ancora, vedremo tutto un po' più avanti nel corso. Ovviamente le prestazioni vanno sviluppate in base al bisogno del mercato, quindi non è che se tipo devo fare un aereo di aviazione civile deve farmi i 2000 orari, i 3000 orari e consumarmi un sacco di carburante, cioè potrò andare più lento e contenere il consumo, così riesco a trasportare più passeggeri, magari ci metterò un po' più di tempo, però risparmierò sul consumo. Mentre se dobbiamo invece fare un aereo militare, non lo facciamo enorme e lento, ma lo facciamo piccolo e veloce e maneggiabile. Non preoccupatevi se all'inizio, cioè, non capirete niente, ma è normale perché è una lezione molto così alla mano. Poi dalla prossima inizieremo a fare le cose in modo un po' più sistematico e rigoroso. La cosa importante, ragazzi, è il momento di una forza. Il momento di una forza rispetto a un punto O è uguale al prodotto scalare tra l'intensità della forza e il braccio della forza. Quindi il momento della forza è uguale a la forza per il braccio per il coseno dell'angolo compreso. Per concludere la lezione di oggi, ricordatevi che l'ingegnere bravo sbaglia, certo che sbaglia, sbagliano tutti, però lui sa individuare i suoi errori. E quindi ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video in cui entreremo proprio nel cuore della materia. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così un like. Io ragazzi non sono un esperto del settore, quindi potrò sbagliare, potrebbe succedere anche molto spesso. Se così fosse, segnalatemi gli errori nei commenti. Proverò a vedere come sistemarli, se c'è un modo, magari se proprio è un errore grandissimo, magari ricarico il video corretto, altrimenti scrivo delle note in descrizione. Quindi voi anche guardate la descrizione, che se c'è qualcosa di sbagliato nel video, vi scrivo il minuto e vi dico la correzione all'errore. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!